È stato arrestato il tifoso giallorosso rimasto ferito durante gli scontri nell'area di servizio di Badia Pino sulla 1 vicino a Arezzo, dove nel novembre del 2007 morì il supporter laziale Gabriele Sandri, ucciso dall'agente Luigi Spaccarotella. La Digos ha identificato 195 supporter della Roma e 80 del Napoli, a cui poi è stato impedito l'accesso allo stadio di Genova dove si è giocata sampdoria Napoli. Ma sarebbero molte di più le persone coinvolte negli scontri, che hanno paralizzato l'autostrada per circa 50 minuti, con code fino a 15 km, tra le uscite Monte e San Savino e Arezzo. Secondo quanto riferisce la Questura di Arezzo, sarebbero almeno 350 i tifosi del Napoli fermi nell'area di servizio. Qualcuno avrebbe poi avvisato gli ultra giallorossi in viaggio verso Milano, decidendo questi ultimi di rallentare la corsa sin a fermarsi, mentre una parte della tifoseria partenopea si sarebbe posizionata lungo la recensione. L'incontro tra gli ultra non sarebbe stato casuale: l'ipotesi è che le due tifoserie si sarebbero date appuntamento per antichi contrasti e ruggini. Una sorta di risa dei conti per l'odio che risale alla tragica morte del supporter napoletano Ciro Esposito nel 2014 a Tor di Quinto per mano di un romanista prima di Napoli-Fiorentina finale di Coppa Italia. L'autogrill Badiappino, proprio per timori di episodi violenti, era presidiato ed il servizio di ordine pubblico era stato potenziato. Una violenza immortalata e numerosi video poi finiti in rete. Qui si vedono le due tifoserie in abiti scuri e armate di bastoni. Scontri con tanto di lancio di petardi e sassi, momenti di tensione e di paura. Negli scontri è rimasto ferito un sostenitore romanista e trasportato poi all'ospedale di Arezzo. Per lui è scattato l'arresto. I tifosi romanisti, dopo circa 15 minuti, sono ripartiti, mentre quelli napoletani sono rimasti nell'area di servizio e successivamente scortati fino a Genova da parte delle forze dell'ordine. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi chiede all'osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare con la massima severità i prossimi eventi programmati. Questi non sono veri sportivi, Roma e Napoli sono città amiche che dicono no ad una violenza senza senso, commenta il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.